Nell'Istituto Mediterraneo di Pulsano abbiamo qui la professoressa Chiara Sgobba, un'iniziativa molto interessante, una gara di cucina, veramente un modo nuovo per potersi confrontare. Sicuramente, tra l'altro i nostri ragazzi già da tempo partecipano a questo tipo di gare anche a livello nazionale, quindi questa è una cosa sicuramente da istituzionalizzare, ci sarà la volontà ovviamente dello sponsor e anche della scuola, in quanto è un modo per poter far pratica ai ragazzi in maniera più concreta, insomma, e potersi anche poter competere, no? E confrontarsi con la realtà lavorativa e degli esponenti appunto delle associazioni e del mondo del lavoro. Dopo la professoressa, che fa parte della giuria, abbiamo il primo chef che ha giudicato questi ragazzi, Nicola Altavilla. Un'impressione su cosa hanno combinato questi ragazzi, tra virgolette? Hanno fatto delle cose belle, si vede che dietro di loro c'è un programma, c'è una scuola, ci sono dei docenti che li seguono, vanno perfezionate delle piccole imperfezioni che forse ancora noi oggi, dopo 22 anni di attività, commettiamo ancora degli errori. Però tutto sommato sono stati bravi. Altro chef importante che ha fatto parte della giuria, un po' severo se vogliamo, dell'Associazione Provinciale Cuochi di Taranto, Giuseppe Lillo. Cosa dobbiamo modificare in questi ragazzi che si sono prestati così bene a fare questo lavoro stamattina, questa gara? Beh, innanzitutto sono felice di essere entrato in questa nuova realtà, questa scuola che mi mancava. Essendo io rappresentante della Federazione Italiana Cuochi, oggi qui è il mio compito è quello di essere il coordinatore della regione e della mia provincia Taranto. Una bella realtà, ho scoperto buoni talenti, non avevo dubbi perché il corpo docente lo conosco e quindi so con chi ho a che fare. I ragazzi hanno fatto del loro meglio, certamente la mia funzione era quella di correggere eventuali errori per un futuro che mi auguro sia condiviso da tutti quanti, ma io penso proprio di sì. I miei puntigli sono stati mirati perché voglio che quando andiamo all'esterno non commettiamo gli stessi errori, quindi è soltanto una forma di crescita per tutti quanti, quindi sono felicissimo di questo. La Proloco di Pulsano, una città totalmente marinara, se vogliamo, della costa nostra, come si pone in questo discorso di questo istituto, la Proloco? Cosa ha intenzione di fare per promuovere questa attività? Di intenzioni ne abbiamo tante, di fatti sicuramente più di qualcuno da una partnership stretta con l'istituto durante un grosso evento che noi organizziamo ad agosto, continui scambi di opinioni soprattutto culturali con un unico obiettivo, quello di promuovere l'istituto e in qualche modo agevolare i ragazzi per un inserimento totale all'interno del nostro territorio. Quindi Francesco Vergallo sarà molto vicino all'Istituto Mediterraneo? Come Proloco sicuramente, come persona quello è necessario, perché seguire queste attività è, a parte che è divertente, poi è formativo, almeno parlo personalmente, quindi è una bellissima esperienza. Tutto questo è stato possibile grazie al supporto del Credito Cooperativo di San Marzano di San Giuseppe. Abbiamo qui il direttore commerciale della Banca di Credito Cooperativo, il dottor Franco Peluso. Bene, questa è stata un'esperienza nuova per la banca, stare a fianco agli astri nascenti della nostra gastronomia, mettiamola così, per incoraggiare questi ragazzi. La banca come si pone in questo contesto? Noi siamo una banca territoriale, quindi stiamo lavorando sul territorio per valorizzare i ragazzi, quindi questo istituto alberghiero dove ci sono diversi ragazzi molto promettenti a mio parere, sostenuti da un corpo docente molto attivo, hanno collaborato con enormi difficoltà che la scuola sappiamo vive in questo momento, però sono stati molto uniti, molto decisi, determinati, bravi, hanno realizzato dei piatti veramente da chef di rilievo e noi siamo stati molto soddisfatti come giuria. Ho avuto il piacere di essere qui il presidente di questa giuria, pur non essendo il tecnico della situazione,
però ho notato che sicuramente quello che è stato espresso da tutti i componenti di questa giuria è stato quello di sostenere i ragazzi, di valorizzarli e di spingerli a operare sempre al meglio, in considerazione poi di quello che sarà la loro professione, che potranno svolgere sia sul nostro territorio che altrove nelle sedi che nelle quali troveranno lavoro. Ma io mi auguro, ripeto, come banca locale, rappresentante di una banca locale, che questi ragazzi possano trovare il loro lavoro sul nostro territorio. Per dirla con uno slogan molto noto, una banca differente per uno chef differente. Certo.